Buongiorno a tutti e bentornati a Mondo in un Dito. Oggi finalmente vi faccio vedere le nuove creazioni che saranno disponibili domani, cioè 8 aprile, alle ore 19 sul mio Etsy shop. Qui sotto vi lascio tutti i link di cui potete aver bisogno e se vi va lasciatemi un mi piace al video e mi raccomando, una volta finito di guardare, fatemi sapere qual è la vostra preferita perché sono davvero troppo curiosa e soprattutto vorrei sapere se per il prossimo up vorreste vedere più Oreidi, più Nereidi, insomma fatemi sapere e datemi dei consigli. Allora, partiamo con questo che è il pezzo diciamo un po' più speciale per quanto riguarda questa collezione, perché si compone di questa cupola in vetro, appunto sì, è vetro, non è plastica, e poi di questo mini mondo, che tanto mini non è perché saranno tipo 15 cm, tutto fatto da me, a parte questa. Presto vi farò vedere un video dove vi spiego tutti i materiali, comunque vi basti sapere che questa è pasta che secca all'aria, questi sono cristalli che ho realizzato io in pasta polimerica, poi c'è una base in legno e del muschio sintetico. Quindi questa è fatta tutta a mano, dipinta con acrilici, è un pezzo unico e non riproducibile. Il prezzo non l'ho ancora deciso, ma probabilmente sarà intorno ai 50-60 euro, perché comunque, come potete vedere, c'è un certo tipo di lavoro dietro. Mi stavo dimenticando di farvi vedere lei, che è la sua abitante. È un'Oreide farfalla, fra le prime che ho realizzato, e ne sono davvero tanto fiera, soprattutto per come sono venuti i capelli, che sinceramente adoro, cioè vabbè. Ovviamente è sempre un ciondolo e assieme a tutto ciò ovviamente avrete anche la sua catenina, che in questo caso è color bronzo con questo ciondolo qua, e appunto potete decidere di indossare la vostra Oreide oppure riporla nel suo mini mondo. Molto bene, allora questa era la prima, adesso vi faccio vedere quelle singole. Diciamo questa è una ciccetta che brilla al buio, cioè tutti questi dettagli brillano al buio. Come sapete, ogni mia creazione ha questa peculiarità, e cioè o brillano al buio oppure hanno dei dettagli che con il sole o con il caldo cambiano colore. In questo caso lei brilla al buio. Questo è il retro. Eccolo qua. Questo è il visino. E come potrete vedere, stanno tutte e 10 sulla mia mano, quindi come vi dico sempre, purtroppo in foto non sembra, ma sono davvero piccole e me lo avete detto anche tutte a Miniature Italia. Diciamo che è difficile farvi capire la dimensione, però insomma, questo per farvi capire è il mio dito, quindi misurate le falangi, no? E vedrete che sono davvero piccine, quindi sono perfette per essere indossate. Poi abbiamo la Nereide squalo balena, di cui sono abbastanza fiera perché la texture dello squalo ha richiesto un certo sforzo, e come vedete sono già state tutte verniciate e l'effetto secondo me è stupendo, perché rende, non so, il film forse un po' più prezioso, no? Senza contare che fa venire fuori i colori in una maniera assurda. Eccola qua. Questo è il retro, come vedete la texture prosegue anche nel retro della creazione, e alcuni di voi mi hanno chiesto: ma come fai a, diciamo, farle così? Ci vuole tanto tempo, tanta pazienza, perché a volte si rischia di rovinare il davanti per fare il dietro e viceversa, quindi non è facile, ci vuole solo tanto tempo. Poi, visto che abbiamo cominciato con le Nereidi, vi faccio vedere questa che su Facebook vi è piaciuta da impazzire. Questa, come vedete, non è ancora verniciata, e giusto per farvi vedere la differenza, cioè vedete i colori qui sono belli, però una volta verniciati vengono fuori ancora di più e secondo me è stupendo. Allora, questa è lei, ve la faccio vedere da vicino. Ha appena trovato una gemma, e non vi preoccupate che questa gemma si possa staccare, perché per la prima volta ho utilizzato la resina UV per appunto fermare questo dettaglio, quindi state tranquilli che non si staccherà mai più. Quindi questa è lei, mi avete detto che sembra proprio che stia nuotando, ed effettivamente mentre la facevo diciamo era proprio quello il mio pensiero, volevo proprio che sembrasse che si stesse muovendo in acqua. Ha questi particolari sulla testa ed è tutta sbrilluccicosa, guardate l'effetto qui dei glitter. Poi andiamo avanti a questo punto con le Nereidi.
Allora, abbiamo la mia preferita di questo app, che è questa. Mi è piaciuto tantissimo il viso, perché come sapete io dipingo gli occhi, no? Per cui ogni volta è sempre un terno al lotto, non so mai l'espressione che verrà fuori, insomma, ogni volta cambia. E lei mi piace da impazzire perché, non lo so, sembra... Diciamo, lei è una di quelle che mi stanno dando la conferma che questo è il percorso giusto e che mi piace sempre di più quello che faccio, quindi sono contenta, insomma. Questo è il suo visino, eccola qua. Anche lei brilla al buio, mentre, scusate, di questa non ve l'ho detto, questa qua invece con il sole cambia colore e questi pallini diventano viola. Vi lascio qui la foto per farvi vedere l'effetto. Gli unici che non hanno in genere degli effetti sono le Nereidi ispirate agli animali marini, perché diciamo preferisco concentrarmi sulla texture, mentre queste invece appunto hanno tutte la loro piccola magia. Questo ad esempio ha i suoi dettagli sul braccio, questo è il retro, come vedete ci sono appunto dei dettagli anche qui. Poi vediamo quali altre Nereidi. Allora, rimane solo questa da mostrarvi, che è la Nereide Orca. Anche questa vi è piaciuta tanto, l'avevo già realizzata per Miniature Italia, ma siccome vi era piaciuta così tanto ho deciso di rifarla, anche perché è un design che a me piace moltissimo e diciamo è molto minimal, perché comunque è un animale che ha queste linee molto semplici, no? Però nella sua semplicità secondo me è davvero carina, cioè non lo so, mi piace un sacco. Questa ha queste macchie gialle che cambiano al sole e non mi ricordo, credo che diventino viola se non sbaglio. Anche lei in mano ha una goccia d'acqua, come vedete, e questo è il suo visino, eccola qua. Poi adesso ci sono le Oreidi, partiamo con ordine. Allora, anche questa vi è piaciuta tantissimo sui social e ne sono felice perché diciamo è un'evoluzione delle mie prime farfalline. Non so se continuerò con questa tipologia di corpo, però mi è piaciuto davvero tanto realizzarla e quindi sicuramente ne farò altre, magari appunto ispirate di nuovo alle vere farfalle e falene, come peraltro avevo fatto per le prime, perché avevano le ali ispirate ad insetti veri, insomma. Eccola qua, questo è il suo visino. A me piacciono troppo queste guanciotte tipo pagliaccetto che ha anche lei e lei, e sono volutamente fatte così perché volevo che avessero questi tratti del viso un po' più particolari. Poi qui ci sono delle scagliette stupende che fanno un sacco di luce e qui c'è appunto un dettaglio che prosegue un po' anche dietro, e questo è il retro. Anche lei appunto cambia con il sole e diventa viola. Poi c'è questa qua che tutti avete ribattezzato come l'egizianina, ed effettivamente per posizione e atteggiamento si può assolutamente darvi ragione. Eccola qua. A me piacciono molto i suoi occhi e la sua espressione del tipo cosa che c'è? Qual è il problema? Peraltro spesso mi vengono le ciccette con questa espressione, quindi evidentemente è un'espressione di me stessa, perché effettivamente io spesso sono così. Comunque, inizialmente questa era ispirata ad un colibrì, però per qualche strano motivo è venuta così, insomma. Però dai, devo dire che come esperimento non mi dispiace. È lontana dalla mia idea iniziale, però comunque va bene. Mi piace tanto come è venuta la sfumatura dietro delle ali. Poi, come altra Oreidi, sto tenendo la mia preferita per ultima. E eccola qua. Anche lei ha una magia che a me piace tantissimo perché, diciamo, sembra un po' fredda come colori, ma quando la mettete al sole questi pallini diventano viola e anche questi dettagli nei capelli. Vi lascio la foto qui, così potete vedere un attimo la differenza. E quindi non so, mi piace tanto. Comunque lei si sta stiracchiando, come vedete ha le manine in posizione da oddio mi sono appena alzata, che schifo la vita, e ha delle goccioline di rugiada sia sulle foglie che sul corpicino, e questi dettagli viola di cui vi parlavo sono anche qui sotto, quindi spero tanto che vi piaccia. Poi c'è questa, che è stata l'ultima che ho realizzato per questo app ed è ispirata ad un fiore di magnolia, che come ho detto
anche su Facebook mi piace tantissimo perché è un fiore veramente stupendo e ho cercato di renderlo, diciamo, alla mia maniera. E si mette gentilmente a fuoco, grazie iPhone, sì, carino, ok. Ho cercato di renderlo alla mia maniera, ovviamente. Anche lei ha delle piccole gocce di rugiada sul corpo e mi piace molto il viso perché sembra un po' alieno, no? Quindi molto meno umano rispetto alle prime Nereidi e Oreidi che facevo e quindi forse mi sto avvicinando più allo stile che sto cercando, ecco. Questa è lei, questo è il retro. In questo caso ho cercato di tenere i colori più pastello possibile perché volevo che appunto desse questo effetto di primavera, che comunque non ha dei colori così forti, sono sempre colori abbastanza tenui, no? Ultima, ma non per importanza, anzi, come vi dicevo, è la mia preferita. Ecco questa ciccetta qua. Mi dispiace un po' metterla in vendita perché, come forse sapete, ogni tanto sento una speciale connessione con le mie creazioni ed è il momento in cui decido di tenerle per me. Però non so, insomma, diciamo che spero che trovi una casina che la ami tantissimo, perché io la amo moltissimo. Questi sono i suoi capelli, guardate come sono lunghi. Peraltro è andata dalla parrucchiera e si è fatto fare un taglio scalato perché lei è molto alla moda. Porco cane, ok. Eccola qua, guardate quanto è carina. Ha un visino che, non lo so, mi piace tantissimo e in più, come vedete, ha un cristallo Swarovski sulla mano. Scusate, c'è un blocco. Ok. Ah, questo è il suo fiore. Non è un fiore specifico, me lo sono inventato io unendo le forme che piacciono a me. E qui, come vedete, è un po' sbeccato perché può capitare, no, che i fiori siano un po' rovinati, ma non è un difetto, è proprio voluto così. Anche lei credo che brilli al buio, sì, sicuramente lei brilla al buio. Quindi queste sono tutte le ciccette che troverete domani 8 aprile nel mio Etsy shop. Come vedete la catena è corta, ogni catena ha un fiorellino che la decora e come sapete a me piace tenermi abbastanza semplice per quanto riguarda il montaggio perché preferisco che sia la creazione il fulcro dell'attenzione piuttosto che appunto le varie decorazioni che possono o non possono piacere. E siamo arrivati alla fine di questo video, io vi ringrazio per averlo guardato, vi ricordo di lasciare un mi piace e soprattutto di lasciarmi un commento rispetto a quale ciccetta vi piace più di tutte. Sono davvero curiosa di saperlo, io vi ringrazio per tutto il supporto che mi avete dato su Facebook perché vedo che anche a voi piacciono tanto e ne sono davvero tanto felice perché mi sprona sempre a fare meglio. Noi ci vediamo al prossimo video che parlerà proprio di questa qui e vi auguro una buona giornata. Ciao!